Ora invece Natalia, come dire, la conosce il grande pubblico perché ha vinto più volte, se non sbaglio. Una sola volta Ballando con le stelle. Cledi lo si conosce perché la sua storia è nota a tutti, è albanese, è arrivato con quelle navi cariche di uomini e di donne in Italia e in Italia ma ha trovato la sua fortuna. È un vero talento, certo. Grazie. Come del resto Matilde Brandi, vabbè, naturalmente. Ecco, non me lo sono fatto dire. No, ha voluto un assist, Matilde. Esatto. E anche Angela, insomma, non se la cava male perché anche lei ha partecipato, a parte che sì. Ha cominciato, credo. Hai cominciato come sì, a ballare, ha cominciato a fare dei programmi quando ancora c'erano corpi di ballo nelle trasmissioni, ora ce ne sono sempre meno. Sì, quando ancora per entrare in un corpo di ballo in Rai si facevano delle selezioni severissime. Addirittura c'era l'audizione base per di danza fare classica, di danza cioè, moderna. Se non sapevi fare, erano un minimo tempi. Però ecco, un quindi po' di passetti di danza classica proprio non potevi entrare. Però il ballo, essendo ormai diventato patrimonio quasi nazionale, perché abbiamo ricordato prima, migliaia e migliaia, milioni di persone ne hanno fatto la propria passione, è chiaro che poi anche il metodo di selezione, di reclutamento dei ballerini, eccetera, cambia, no? È meno, forse meno. Sì. Sì, rigido. Cambia, è meno rigido, però insomma è vero che quando si vuole vedere qualcuno che danza, come possiamo vedere al programma, sia dei programmi che ha fatto Cledia o anche il programma della Titova, cioè ci sono persone che sanno veramente ballare, che hanno un talento e che hanno studiato. Non come Gianni Ippoliti. Ippoliti è molto simpatico. Diciamo che è stato una cosa bravo. Importante, l'Italia è il paese che dà maggior numero di campioni nel mondo nelle competizioni internazionali, quindi se fra qualche anno ci sarà anche la danza sportiva che è diventata a pieno titolo, fa parte del CONI, il Comitato Olimpico, molto probabilmente fra 2 anni ci sarà la danza sportiva alle Olimpiadi e bene. Questo sarà sicuramente la grandissima novità. Bene, e noi presentiamo la prossima coppia di ballerini. Cia cia cia, prego! When marimba rhythms start to play, dance with me, make me sway. Like a lazy ocean hugs the shore, hold me close, sway me more. Like a flower bending in the breeze, bend with me, sway with ease. When you dance, you have to pay with me, stay with me. The dancers may be on the floor. Bene, grazie. Allora, se non sbaglio, Vera? Vera, ma non è italiana. Svedese. E? Stefano. E lei vive in Italia però? Sì, da un anno e mezzo. E balla e basta? O fa anche altro? Lavoro, insegno, sì. Ballo. Lei? E io convivo con lei, siamo insieme da... Ah, siete una coppia anche nella vita, sì, non solo in pista. E lavoriamo in Svezia, in Italia, stiamo sempre sull'aereo, diciamo. E allora quando ballate? Quando riusciamo ad atterrare, poi qualcosa viene fuori. Bene, accomodatevi, grazie. Prego, Cledi. Sono Vera, se balla e basta, questa, no, perché no, spesso, lasciami spesso dirti. Bisogna distinguere tra i professionisti e quelli che lo fanno per è perché passione. Soltanto adesso, dopo tantissimo tempo, diciamo che il pubblico ha guadagnato un po' il rispetto di questa disciplina che fino a poco tempo fa era considerata soltanto una pura passione passeggera che poi svaniva. C'è una categoria di ballerina, di disciplina che io quando sono arrivato in Italia la prima domanda che mi hanno fatto mi hanno detto cosa fai? Cosa lavori? Io dico, ballo. E di lavoro cosa fai? e c'è questa mentalità un po' che no, ma è giusto, sta cambiando. Esistono grazie comunque anche
E certo, i ballerini di professione come sono anche Matilde, come Natalia, eccetera. Però ultimamente sta cambiando questa mentalità, anzi manca proprio, e non c'è ancora, scusami, esiste il CONI ma non c'è un sindacato che va a favore. Esiste, tutela. Ma non è così forte come dovrebbe essere. Sì, è così, tutti ballano, tutti sono contenti, e noi che rappresentiamo il ballo in una certa maniera siamo molto contenti, però il ballo in generale soffre tanto in Italia. Allora... Sì, siamo considerati un po' quasi la comparsa in un attore di un film è quasi più importante del ballerino, fa il ballerino. È brutta questa cosa, però è vera, ha ragione. Però è cambiata, sta cambiando. Rispetto a qualche anno fa, secondo me. Fai è la diventato ballerina. Più popolare, è vero, questo è molto vero. Beh, ma ci sono milioni di italiani che fanno del ballo la propria passione, vanno tutte le sere ad allenarsi, sì, vanno alle manifestazioni, ragazzi, ai concorsi. Sì. Che investano una vita intera sul ballo e poi non arrivano, non arrivano a un lavoro. Quello avviene in tutte le professioni. Allora, vediamo questo servizio a proposito dell'entità del fenomeno, questo servizio di Rosanna Caccio. Un, dos, tres, un passito pallante Maria, un, dos, tres, un passito patra. Gli italiani amano ballare. L'arte di Tersicore piace sia vissuta in poltrona da spettatori che da protagonisti scatenati sulla pista da ballo. Lo dimostra una indagine condotta dall'Orient Public Affairs. A livello nazionale, la danza ha registrato un aumento di spettatori e partecipanti rispetto all'anno precedente, in controtendenza rispetto a quanto accaduto per altri generi di spettacolo dal vivo e per il cinema. Penso che il ballo è una cosa indescrivibile, nel senso che quando uno balla si lascia tutto alle spalle, allora sembra un po' un mondo fantastico, un mondo irreale, allora tutti si appassionano anche solo a guardarlo. Gli italiani sono tutti matti per i balli latinoamericani, come mai secondo te? Ma secondo me forse perché ci sono tante movenze fisiche, tante movenze delle dame. Ti dirò che io, essendo insegnante, quest'anno va meno, vanno di più quello che sono le danze standard e le danze caraibiche. Chi sono gli italiani che ballano di più? A sorpresa, i milanesi. Su un campione base di 500 adulti, il 70,8% degli intervistati percepisce la danza come un modo per tenersi in forma che trasmette energia e ricarica, mentre il 50% l'apprezza per la sua socialità, ovvero come un'occasione per conoscere persone. C'è un buon rapporto, perché si deve restaurare un rapporto bello, deciso, entrambi molto uniti per ballare, come fossimo davvero una coppia. Specialmente in gara è importante che diamo il nostro amore e la nostra passione per la danza. Come mai hai scelto di danzare e non di correre dietro a un pallone? Mi sembra molto più creativo. Strass, paillette, piume di struzzo, sete pregiate e chignon. I ballerini di danze caraibiche spendono molto per farsi notare e per avere un look ad hoc. 2-3 ore allenamento più attività fisica, preparazione atletica, insomma. La dieta c'è, non dobbiamo mangiare cose pasticciate, non mangio tanta pasta, non mangio pane e non bevo cose gasate. C'è bisogno da studiare, quindi consiglio a tutti, per fare questi livelli, di studiare mettendo tanta passione e allenamento, perché sono sacrifici. La parola ai giudici, ecco cosa fare e non fare durante le esibizioni. Il nostro mondo è molto importante l'eleganza. Quando entra a pista non conosce come postura, come non conosce come devo usare piede, gambe, proprio una burina, non funziona il nostro mondo. Devo avere un certo presenza, senza questo non c'è una ballerina. Che cosa non deve fare un ballerino, assolutamente una ballerina, durante il ballo? Volgarità, troppa mimica facciale, troppe posizioni con gambe aperte, finzione.